Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo all'ultima domenica di Avvento, alla vigilia di Natale, fratelli e sorelle carissimi. Ecco, questa liturgia che culmina nella scena dell'Annunciazione, che è motivata la sua collocazione dal fatto di presentare Maria Santissima come il modello perfetto di come si accoglie il Signore, perché è stato un modello talmente tanto perfetto da meritare di essere lo strumento attraverso cui il Verbo si è fatto carne, quindi lo contempleremo nato da lei e fatto uomo per noi grazie a lei. Quindi nessuno come la Madonna può aiutarci a ben prepararci ad accogliere il Signore, quindi terminando un po' tutto il cammino dell'Avvento, che secondo la mente della Chiesa è proprio finalizzato a sollecitare i cuori dei fedeli a preparare una buona accoglienza per il Signore, altrimenti Natale verrà e ci passerà oltre, non ci tocca più minimamente, come purtroppo sciaguratamente, non voglio fare oggi brutte prediche, avviene per la stragrande maggioranza degli uomini, per i quali il Natale è diventato occasione semplicemente per pensare a altro, completamente altro, a tutto meno che al soggetto principale della festa in causa, che, come dicevo ieri sera, in alcune circostanze addirittura proibito nominare per non offendere chi non è cattolico, la pensa diversamente da noi. Però non voglio ripetere quanto ho già detto e oggi pensiamo a cose un pochino più belle. Prima cosa da vedere sul Vangelo, il contesto anzitutto, no? Noi abbiamo visto San Giovanni Battista durante l'Avvento predicare nel deserto, preparare la via del Signore. Che cos'è il deserto? Non è che dobbiamo prendere e andarci a pensare, d'accordo? Non è importante fare questo. Ma il deserto è un luogo dove c'è silenzio, e il silenzio è l'habitat della preghiera, è l'habitat che deve caratterizzare le chiese, per questo che in chiesa si fa silenzio, perché qui si entra in contatto con Dio e non puoi sentire la voce di Dio se non stai in silenzio, se non entri in preghiera. Sapete che tutte le rappresentazioni artistiche dell'Annunciazione, anche quelli che sono presenti qui, l'abside e non solo, rappresentano la Madonna in preghiera. Cioè non è che l'Arcangelo Gabriele è andato dalla Madonna mentre la Madonna, non lo so, stava facendo giardinaggio in giardino, che sicuramente lo faceva, d'accordo, perché accudiva anche alle piante che c'era dentro casa. La Madonna era in preghiera, quindi era in un contesto tale da poter ascoltare bene la voce del Signore. Allora, prima domanda che abbiamo fatto in questa pelle, che stiamo facendo in questi giorni, capite? Perché può succedere che corri, organizza Natale, fa regali, fa le feste, fa questo e fa quell'altro, che non c'è domani un minuto di tempo per volgere lo sguardo al Signore. Se succede questo, purtroppo, ripeto, il Signore ti passa oltre e non è possibile proprio che ti intercetti, perché il Signore ha questa dimensione di comunicazione, che è appunto la profondità della nostra preghiera. Poi, andiamo avanti. L'Arcangelo Gabriele dice: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Come reagisce la Madonna? Dice: ella rimase turbata. Attenzione, non è un turbamento come il nostro, perché la Madonna il turbamento non l'ha mai conosciuto. Più che turbata, bisognerebbe tradurre, rimase stupita, perché la Madonna era molto intelligente, capì il saluto, gli ha detto piena di grazia, cioè gli sta dicendo: guarda che tu sei la creatura più santa che sia mai esistita. E la Madonna cosa fa? Si è sprofondata nel suo nulla. Lei non pensava di essere una grandissima peccatrice, ovviamente, perché non lo era, cercava di amare il Signore, ma certamente non aveva un'alta idea di se stessa. Quindi, prima disposizione, l'umiltà. Noi non siamo santi come la Madonna, molte volte siamo molto pieni di noi stessi, che nessuno ci può di mezza cosa, capite? Allora, è chiaro che se il Signore desidera incontrarti, è perché c'ha molte cose da dirti, vuole parlare al tuo cuore, forse vuole trasformare un po' la tua vita, ma tu devi avere questa flessibilità interiore di voler stare ad ascoltare, capite? Perché se c'è una cosa, già tante volte l'abbiamo meditato, che proprio ostacola la presenza del Signore, e devi, io già so tutto, e se tu già sai tutto, che viene a fare questo Signore? Che te devi dire? Bravo per quello che già sai, il Signore non fa così, no? Ma questo atteggiamento profondo della consapevolezza che io oggi ho bisogno di Gesù perché non so già tutto, perché non sono già santo. Tutti quanti dicono: ma io non sono santo, tutti quanti lo dicono,
ma in pochi ci credono veramente, perché si comportano come se lo fossero. Dio scende e incontra un cuore umile, cioè che avverte e sa di non essere bastante a se stesso e che ha bisogno di lui, e te lo fa in qualche modo presente, te lo fa notare. Poi l'arcangelo Gabriele gli rivela: non temere, guarda che tu sei stata scelta per essere la madre di Dio. Cosa risponde la Madonna? Come avverrà questo dal momento che non conosco l'uomo? Allora qui non è che la Madonna ha dubbi, la Madonna sta dicendo queste cose. Voi sapete che nella tradizione della Chiesa, e c'è anche una festa liturgica che si celebra questo che è il 21 novembre, si crede che la Madonna sia stata la prima creatura, la prima in assoluto, a comprendere il valore della virginità consacrata e a fare a Dio il voto di virginità, cioè: io, Signore, desidero spendere la mia vita come proprietà soltanto tua. Questa è una cosa che per noi oggi è normale, d'accordo? I preti lo fanno, le suore lo fanno, i frati lo fanno, ma in Israele questa cosa non esisteva, non c'erano in Israele i frati e le suore, non esistevano, perché l'unica cosa che si poteva fare davanti a Dio era costituire una famiglia e dare figli agli avega, una cosa buona, capite? La Madonna avvertì però questa esigenza interiore di darsi tutta al Signore. Adesso non c'è tempo di approfondire questa cosa. Allora la sua domanda è questa: come avverrà questo? Cioè, che faccio? Devo rinunciare a questa offerta che ho fatto al Signore, oppure il Signore non ha gradito questa offerta, oppure si inventerà qualche altra cosa? La risposta esatta, come sappiamo, è che il Signore si è inventato qualche altra cosa, perché la Madonna ha custodito la virginità diventando madre del Signore, perché ha concepito virginalmente per opera dello Spirito Santo, ha compiuto un parto virginale, e San Giuseppe tutta la vita non ha mai sfiorata, vergine prima, durante e dopo il parto. Quindi la Madonna chiedeva questa delucidazione. Qual è il valore? Cosa ci insegna questo comportamento? Primo, il valore fondamentale della purezza è che vale per tutti, per i piccoli, per i fidanzati e per gli sposati. E noi dobbiamo essere tutti quanti ben formati e informati, perché oggi non c'è adeguata formazione su questa virtù, anzi c'è disinformazione e malformazione con tutti i messaggi che distorti in continuazione ci arrivano dai media e dai mezzi di comunicazione. Quindi, perché se il mio cuore non è puro, può stare proprio tranquillo che il nostro Signore lì dentro non ci entra. La sapienza non abita in un corpo schiavo del peccato, si legge nella Sacra Scrittura. San Francesco diceva: d'accosti al Signore e di fare la comunione con puro cuore e casto corpo, se no non t'azzardare per ricevere il Figlio di Dio, per nessun motivo. La purezza. Però vedete anche un'altra cosa: la flessibilità mentale. Cioè, se l'angelo gli avesse detto: no, devi sposarti, devi, secondo voi la Madonna l'avrebbe fatto oppure no? Se capire, quello non era volontà di Dio. La Madonna ha detto: guarda, a me sembra che questa sia la cosa migliore. Dio che dice sì. Ma se avesse detto no, la Madonna avrebbe fatto un passo indietro. Qui stiamo parlando ovviamente per assurdo, però noi dobbiamo avere questa forma di flessibilità mentale, che non sempre quello che noi pensiamo essere la cosa migliore, anche magari buona fede davanti a Dio, lo è veramente. E se Dio volesse correggerci, deve avere la libertà di poterlo fare. Quindi questa forma di duttilità mentale. Ultimo passaggio. Bene, rimani vergine, avverrà la roba dello Spirito Santo. E cosa vogliamo fare? La risposta che la Madonna ha dato ci vorrebbe un'omelia che finisce a Natale dell'anno prossimo. Fiat ecce ancilla domini, fiat mihi secondum verbum tuum. Ma neanche se vengono i più grandi predicatori del mondo e parlano da oggi fino a Natale dell'anno prossimo, fanno una predica adeguata su queste parole. Per me mi basteranno 3-4 minuti in più. Allora, cosa esprime la Madonna con queste parole? Allora, cerchiamo di calarci, no? Cioè, voi immaginate una ragazza di 14-15 anni, promessa già sposa di un uomo, che si ritrova incinta. Che cosa gli va a raccontare a San Giuseppe e alla gente? Voi sapete la fine che faceva una ragazza fidanzata? Adesso non ci facciamo più caso, ma se una ragazza fidanzata
rimaneva incinta, lo sapete che figlio faceva in quella cultura ebraica? Faceva una brutta fine, perché doveva essere lapidata. Vi ricordate quando l'episodio dell'adultera nel Vangelo di San Giovanni, prendono quella sorpresa e flagrante adultera e volevano lapidarla? Vi ricordate quando poi Gesù disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Faceva quella fine. Allora, immaginate se la Madonna si fosse messa a pensare. E mo che gli racconto a San Giuseppe? Che gli racconta San Giuseppe? E che gli racconta la gente? Come faccio a giustificare questo fatto? Perché guardate che poi la Madonna, quando ha concepito, pensate che la Madonna sia rimasta, come dire, secchettina, secchettina, longilinea, come era. Poi la gravidanza si è vista, capite? Era una gravidanza vera, anche se Gesù è stato concepito miracolosamente, poi è nato miracolosamente. Però la Madonna ce l'ha avuto realmente nel grembo, capite? Non era una finzione, una recita. E che gli aveva raccontato in giro le persone? Come era genio Madonna? Io mi fido del Signore, non mi preoccupo di queste cose. Allora pensate, no? Le disposizioni per incontrare il Signore. Uno si avvicina un pochino al Signore, d'accordo? Si riavvicina, prega un po' di più, va a messa un po' di più, si confessa. Lo viene a sapere qualcuno? Ah, adesso abbiamo il Sant'Arellino, adesso abbiamo la Sant'Arellina. Adesso sta diventando bigotta, adesso è qua, adesso è qua, capite? Le reazioni della gente. Immaginiamo un piccolo centro, se in un piccolo centro qualcuno cambia qualche piccola abitudine, lo sanno tutti, lo sanno, no? Qui sappiamo tutto di tutti. Allora, e se il Signore ti chiede qualche passettino ulteriore, tu di che ti preoccupi? Di quello che pensa lui o di quello che pensa la gente? Sei capace di dire: bene Signore, io mi affido a te, pensaci tu, e non mi importa niente di quello che pensano le persone. Vedi come è molto molto concreto, no? E poi anche l'ubbidienza della Madonna, cioè lì è stato rivelato: guarda che la tua vita sarà spesa per essere la madre del Redentore. La Madonna era intelligente, sapeva che questa era una grazia immensa, ma il prezzo di questa grazia immensa era un dolore immenso, capite? Perché la Madonna cominciava ad essere addolorata non sotto la croce, ma a quando ha detto di sì, perché il Figlio di Dio veniva sulla terra per morire per voi. Tutto quanto la scena che contempleremo nel Natale, il freddo di Saggi, erano un prequel di quella che sarebbe stata la croce. Vedete il presepe che è stato fatto qui, lo stesso dell'anno scorso, è tipico di alcune espressioni iconografiche, per esempio in Oriente, no? La culla, la greppia è uguale alla tomba, quindi già la nascita annuncia che questo bambino avrà una brutta fine, perché non lo voleva nessuno, è nato in una stalla e non lo voleva nessuno a finire in croce, stava al freddo e al gelo, e stava al freddo e al gelo del rifiuto da parte del popolo, stava sulle spine del fieno e ci avrebbe avuto le spine ben più pungenti della corona di chiodo. Quindi la Madonna dicendo sì faceva la volontà di Dio, ubbidendo al Signore senza pensare a tutto il dolore che avrebbe dovuto soffrire. Quindi aprendosi completamente alla divina volontà senza remore. Se ci abbiamo questa disposizione nel cuore, possiamo stare tranquilli che il nostro Signore non solo viene, ma potrà fare della nostra vita un capolavoro. Guardate che chiudiamo. Noi abbiamo due possibilità nella nostra vita terrena, Due. O facciamo quello che vogliamo noi e il nostro Signore rimane alla porta a guardare quello che facciamo, guai ordinariamente, oppure apriamo le porte del cuore ad accogliere Lui e accettiamo di entrare nella sua dimensione, e allora nella vita arrivano benefici, grazie, benedizioni e felicità, non senza la croce, d'accordo, certamente, ma la vita è un'altra vita rispetto a quella che ci andiamo costruendo con le nostre povere mani, con i nostri poveri pensieri e con le nostre povere idee. Ecco, che la Madonna ci aiuti, perché possiamo fare realmente un Natale con il cuore e l'anima aperti al Signore, che possa entrare nelle nostre anime e fare di Lui, con il nostro consenso, con la nostra volontà, quello che Lui per noi vuole e ha pensato. Siamo lodati Gesù e Maria.